Ricapitolando, signorina, lei quando cammina per la strada si sente osservata dai passanti che guardano, in particolare gli uomini? Osservata? Oh no, professore, dica pure aggredita dai loro sguardi, dilaniata, trafitta. Me li sento bruciare sulla pelle. A volte ho persino la sensazione che si fermi il traffico, pensi? Una domanda, signorina, una domanda. Questa sensazione è soltanto una sensazione e potrebbe trattarsi di un fatto obiettivo? Voglio dire, ha mai notato se non si ferma veramente il traffico? Ora che ci penso, ma sì, è come dice lei. Sì, sì, è vero, si ferma proprio, si blocca. Oh, è terribile, professore, vedesse che file di macchine. E gli ingorghi, non gli dico gli ingorghi. Lei non ha idea, professore, tutto quel chiasso, quei clacson. Si calmi, signorina. Le prescriverò di farsi accompagnare sempre da un vigile urbano. Contenta? Oh, grazie, professore. Grazie mille. Sapesse che cosa tremenda è fermare il traffico. Arrivederla. Mm? Le donne. Io ne ho viste di pazze nella mia lunga carriera di psichiatra. Ma come le donne. Le conseguenze della pazzia femminile sono imperscrutabili. Aspettatevi sempre delle sorprese dal gentil sesso. Senti le campane di Roma? Sono speciali. Senti come fanno. Din don, din don. Oh, anche Germania campane fa tin ton, tin ton. No, qui è un'altra cosa. Queste non fanno tin ton, fanno din don, un suono più dolce. E poi c'è una leggenda, Roma dice che quando suonano le campane e due ragazzi sono insieme come te e me e si guardano, nasce un amore. Il nostro grande poeta Goethe dire che tutti italiani in fondo al loro cuore sono proprio poeti. C'è ragione questo Goethe. Quando è venuto in Italia? In tempo di guerra, no? 1700. Ah, ma allora è un poeta vero. Senti? Din don, din don. Din ton, din ton. Senti questa arietta, è il ponentino. Il venticello nostro de primavera. E a Roma, quando è primavera, ci si innamora. Anna, è bravo! E se gliel'annassi a Dio, a mia sorella? Per me puoi dirlo anche a tuo padre, tua madre e tuo nonno in cariola. Non cominciamo a offendersi, eh? Mica sei orfano tu, carino. E poi devi ringraziare Dio che c'è lei, che capisce così così l'italiano. E guarda caso le parolacce le capisce molto bene. Senti, per me questa te la puoi pure tenere, ma mia sorella la devi lasciare in pace, hai capito? Ma cosa stai dicendo? Che non si può tenere piede in due scarpe. Senti, io con tua sorella, ringraziando Sant'Audizio, che è poi il santo mio protettore,
mi sono lasciato 8 mesi fa. E adesso ogni qualvolta la vedo da lontano. Davvero? Cambio marciapiede se non posso cambiare strada. Ah sì, eh? E tutte le lettere che gli scrivi? Le lettere? E le telefonate? Ma che sei scemo? Ma dai, va, che lo sa tutto il quartiere. Però sta attento, non dica non ti avevo avvisato. Ma avvisato di che? Tu a Nannarella non la puoi prendere in giro, hai capito? C'ha 4 fratelli e ce conosci. Sì, saluto al Duce. E bacetti a mamma. Scherza, scherza. Perché bisticciare? Ma no, siamo amici, è venuto qui a salutarmi. Ma perché ha fatto così? Appunto, è venuto qui a farmi un salutino. Sai, è un nostalgico, saluta sempre col saluto romano. Tu conosci il saluto romano? Oh, ja. Hi Hitler. Pure da voi, l'ho sempre detto io. Gratta il tedesco che è sotto sotto. A proposito, sai che ti dico? Io con te rifarei l'asse Roma-Berlino. Ah, ma arrivano sti rigatoni. Un momento, mannaggia. Arrivano, arrivano. No, finalmente si va, è ora. E così stava con una straniera. Impunito. Ma tu gli dovevi sfasciare la faccia subito. Sono stato proprio lì lì. Però io ho detto che ti deve lasciare pace. Bravo. E che sa, deve piantare, farti tutte ste telefonate e mandarti ste lettere. Ah, così gli hai detto? T'assicuro. Sei uno stupido, sei. Eppure un imbecille. Ma perché, scusa? Lo vai dicendo a tutti? Io lo dico a tutti, ma a lui non lo dovevi dire. Ma perché non lo doveva dire? Ma volete proprio sapere perché? Perché non è vero. Ecco, faccia sapere perché non è vero, dai. Non è vero niente, vabbè. Non è vero che mi telefona, che mi scrive. Siete contenti adesso? Aspetta. Ananare, ma perché ci dicevi tutte ste bugie? Hai capito, l'ha detta tutto il quartiere. E si capisce. Che dovevo fare la figura che mi ha piantata lui? Perché non l'hai lasciato tu? Uffa, ci siamo piantati tutti e due. Però la gente deve sapere che è lui che mi cerca e che so io che non lo voglio più. Se no l'amica mia mi sfottono. E si capisce, c'ha ragione, povera figlia mia. Qualcuno se potrebbe pensare che l'ha piantata perché c'ha un brutto carattere. Oppure non so, perché è antipatica, Ma dai, ma che qua conoscono tutti. Che? E che vuoi dire? No, niente, che lo sanno tutti che sei una brava ragazza, che sei carina, buona, no? Ah, beh. Annanare, non te la prende, anche se Nando nega. La gente crede a te. Già, ma se lo vedono sotto braccio con quella non ci credono più. Ma non lo vedono, capirai, stavano a Piazza Navona. E se la porta qua nel quartiere? No, ma allora che ci possiamo fare? Iemenamo? Iemenate, se siete uomini non lo dovete far costare a ste parti. Ma se ci abita? Non ci deve venire con quella, me so spiegata. E se c'ha sta faccia, iemenate. Senti, iemenamo, basta che ci fa mangiare in pace. Mamma mia. E domani andiamo a ballare nella balera del suo quartiere. Domani pomeriggio, ma viene l'impresario da Parigi per vederci. Oh, vi prego, fate senza di me. Ho capito che Nando ci tiene a presentarmi ai suoi amici. Si comporta come uno che vorrebbe chiederti sposarlo. Eh sì, me lo aspetto da un momento all'altro. E non sei contenta? Oh sì, felice, ma non sa niente di me. Mi crede un studentessa. Ma come? Non hai parlato ancora al nostro lavoro? Ho paura. Gli italiani sono prevenuti verso le ragazze che lavorano in night. Oh, domani dirai tutto. Non è affatto vergognoso quello che facciamo. È lavoro come altro. Vogliono andarsi a preparare, signorina, ora. Subito. Grazie. Ciao Nando. Ciao. Ciao Nando. Ciao. Addio Nando. Oh, ciao. Ciao Nando. Ciao. Che prende, signor Nando? Cosa prendi, una Pepsi? Sì. Una Pepsi e un cinzanino. Subito. Scusa un momento. Ma ti pare, prego, prego. Balliamo? Mm-hmm. Prego. Nannare, indovina un po' chi c'è? C'è Nando con una pidocchiosa e con l'anima dei defuntarelli tuoi, No, oh, che ti ha detto gotica, come sei permalosa. A Nannare? Scusate, ma con questa so 7 che me lo vengano a dire. Ma se fai così fa vedere che ci sformi. Ma che ci sformo? Anzi, mi fa piacere. Tanto moglie menate. Ma a chi menamo? Come a chi? A Nando, me l'avete promesso. Senti, Nannare, spieghi un po' te. Ah, ma non l'abbiamo fatti i papi ieri sera. Noi emenate. Beh, fratelli che c'ho. Me mettete paura, eh? Ci siamo capiti.
Dai, Sergio, se no questa è quella via. Andiamo, va. Davide, sì. Vieni un attimo qui. Fa coppia un attimo a Nannarella. Ma dove sta? Ma che succede? Niente, vanno a Dana per sta dannando. Andando? Cos'è che mi stavi dicendo? Su, avanti. Non è facile. Ah, non sai dirlo in italiano? O non lo sai dire neanche in tedesco? Adesso te lo insegno io. Dimmelo piano e sottovoce. Dimmelo con un bacio. Dimmelo che vuoi bene a me. Anna! Che c'è? Non te l'avevo detto di non venire qua con questa? No, non me l'avevi detto. No, non gliel'avevo detto. Anche se me l'avevi detto, me lo dovevi ripetere adesso. Stai calmo. Perché, che c'è? Usciamo fuori, vieni. Aspetta, usciamo fuori. Mi chiami Rudy? Sì, Rudy! Senti, Rudy, mi tieni compagnia lei che devo uscire un momento. Che succede? Niente, cara, torno subito. Hai finito? Metti giù le mani. Permetti, Rudy Valentino. Dove va? Torna subito. Forza, uscite, ma chi spinge? Forza, uscite. Dai, esci. Oh, e moglie danno una bella pestata. Va lì, Fammi ballare, va? Andiamo. E levate. E non ti metta a fa storia, Nannare. Io? Figurati se ci parlo con le vidocchiose. Pure che vengono dall'estero, sempre vidocchiose so. È inutile, Nannare. Tanto non ti capisci. So capire bene cosa avrei detto, signorina. No, capire male. Vidocchiose vuol di fanciul. No, vuol dire che è meglio che smammi, ragazzi, hai capito? Qua non è aria per te. E poi non te lamentassero, devi raccogliere col cucchiaio, Nando, tu. Vuole schiaffe, signorina? Buona, buona. Anna Re, ma tu provochi? Sì, provoco, e beh? E namo, su, namo! È un'impunita, signorina, di' retta a me, non ci si mette con quello. Ma è così carina, gentile, balliamo. Ma te ci sapresti mette, Anna Re, mi fai specie. Non è leale, a quella lì se gli fa in soffio. E io voglio fare un soffio. Lasciami. Ecco Nando. Guarda dove si tiene il fazzoletto, quello è sangue dal naso. E io sta bene. Scusa. Oh, fai vedere. Ti hanno fatto male? No, non è niente. Ma non ti preoccupare, stanno peggio loro. Oh, fammi un po' vedere st'occhio. Ammazza che cazzotto. Beh, vedi se c'ero io, ma Bruno non c'è stato. Ma c'era, c'era. E beh, st'infamone t'ha lasciato a botta all'occhio a sta maniera senza darti una mano. Me l'ha data, me l'ha data. E beh? E gliel'ha gonfiati tutti e due. Ma come, in due non siete stati capaci a menare? Non è che non siamo stati capaci, è che ha menato per prima quello. E chi mena per primo mena due volte. Ma state zitto tu. Sì, e io è stato un consiglio. No, chiedo tu. Torno subito, capito? Sapete che te sono venuta a ver chi? Quello mi ammazza de botte, ma non me ne importa niente. Va bene, adesso vattene, ma Romolo! Dimmi. Senti, loro sono quattro, noi siamo tre, bastiamo, no? Ti credo, costo fisico. Non ci siamo capiti, quelli prima di venire qui vanno a chiamare Geppa, il pedone, il bassetto e pure qualche altro. Ammazzali, che se credono che sono macisti? No, se credono che ci stanno tutti gli amici tuoi. A proposito di amici, non vedo più nessuno qui. Ma come c'era il Pennello, Pecorino, il Bagocco, Gigitto, se ne sono andati? Oh, dimmi cosa succede. Ma niente, non sono cose da donne. Rodolfo, fammi un piacere, accompagnalo alla fermata dell'autobus. Ecco, questa è veramente una buona idea. Venga, signorina, venga. Qui è meglio non rimanere. Bot, cazzotto, sganassone. Si tratta di lotte? Sì, una specie, ma non ti preoccupare. Caro, io dovrei dirti una cosa. Sì, ma adesso non è il momento. Su, vai. Venga, signorina, allora, venga. Che sta, fila? Ecco, io vado. Andiamo. Senti, tu fai una corsa a cercare mio cugino, conosci Peppe, no? Sì, sì. Sì, poi vai giù al biliardo e rimedia un po' d'amici. Sta tranquillo, te ne porto una ventina. Me danci il zanino? Subito. A Romolo, ma che fate presci? Meglio che te ne vai, qui c'è aria dei botti, vengono a dare la pista dannando. Ma tu non sei amico suo? Appunto me ne vado, e se no pistano pure a me. Bell'amico che sei. Dove prende il suo filobus, signorina? Prego, io volevo telefonare. Ah no, guardi, il telefono è tutta un'altra cosa. Ma io volevo telefonare, fare presto. Ma tu non capisci niente, questa vuol telefonare. Sì, qui al bar ce n'è uno. Andiamo, presto.
Che gliene pare? Ah, très bien. È un numero veramente molto interessante, mademoiselle. C'è la signorina Gretten al telefono, cerca una di voi. E l'altra nostra amica, lei permette? Prego, s'accomodi. Che franchezza, devo dire che questo numero mi interessa moltissimo. Pronto? Sì, cara. Che succede? Dove sei? Non ho capito. Spiegati, spiegati bene, com'è? Il tuo ragazzo è in pericolo? Oh, sì, sì, cara, veniamo subito, ragazze, presto! Gretten ha bisogno d'aiuto, andiamo! Oh, perdon, monsieur. Ma dove vanno? Mademoiselle, mademoiselle, il contratto è pronto! Taxi! Mademoiselle, mademoiselle, oh, mademoiselle, je vous en prie! Mais revenez, je ne comprends pas, c'est absurde! Oh, oh, pardon! Hey, je vous en prie, voyons donc, peut-être que je vous ai... Che cosa? I fratelli di Nannarella. Oh, ragazzi, sono venuti a menannando. Oh, e mo se ride. Sbaglia, sbaglia. Via, via, va. Semaforo, accidenti! Presto, presto! Raccoglila. Non vedi questa, oh? T'ho detto di raccoglierla. Ma che dici, a me? Sì, dica a te. Dici a me. Au, tocchi il naso, Toccamelo tu. Perché te vedi che zabbono io? E toccamelo. E mo non te lo voglio toccare, vabbè? Allora, non c'è nessuno che mi può toccare il naso? Te lo tocco io. E mo gli tocco il naso, Ah, sono proprio contenta. Forza, Nando, mena, ammazzali da botte! Guarda, sti vigliacchi, son più! Signori, non stia calmo. Calmo, signori. E non succede nulla. Stia calmo. Oh, ecco un Dax, signori. Oh, oh, vorrei... Cosa succede? Oh, adesso vorrei, adesso vi spiego. Eccolo là! Oh, e chi sono queste? Ammazzo! E che sono, sorelle dei macisti? Signorina, dal primo momento che l'ho vista... Allora? Ho capito che finiva male. Ecco. Menato, sei contenta? No, piccolo! Che fai? Adesso, giù! Oh! Oh!
io sono una donna. Anch'io, signorina. Ma che cosa fa? Stia ferma. Greta! Ah, Greta, dove vai? Nando! Oh, amore mio! Oh, tesoro! Scusare, scusare tanto, tanto! Non importa, ma mi vuoi spiegare? Essere questa cosa, volere dire di oggi! Questa. Io la furare con mia amica in taparem, non fare numero di caccia, nota libera. Oh, Nando, ho paura di dispiacere te. Dispiacere? Sì. Ma viva il catch! Viva la lotta! Come vedete, niente riflessi. Che è ovvio dato il soggetto. In molti paesi orientali dove la donna è ancora soggetta al potere dispotico dell'uomo, la pazzia femminile non preoccupa, ma attenzione, perché un cambiamento di clima può notevolmente influire sui soggetti. Un lungo viaggio dall'Asia all'Europa potrebbe determinare in una donna la più completa trasformazione, ma anche un viaggio molto più breve, come per esempio dalla Sicilia a Milano. Monsieur, je vais laisser ma chambre, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible de rester ici. Il y a un service terrible, au revoir, monsieur, au revoir, au revoir. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Oui, madame, l'avion de Southern Airways part à 3h. Vous vous trouvez à la garde à 2h30. Je vous en prie. Allô? Ja? Je wohl, gnädige Frau. Zwei Plätze mit Southern Airways. Dankeschön. Yes, sir. Yes. Not at once, but at 5 o'clock with Southern Airways. You are welcome. Working, taking down your stuff, like sitting at a high tint in a hoppy slice of flower. Ma che stai dicendo? Boh. Parli pure nella sua lingua. Vinimo per venere o vino. Prego? Vinimo per venire il vino. Capivo meglio prima. Scusi, cerchiamo il signor Muller. No, il signor Muller non è in albergo. Ma è sicuro? Ah, sicurissimo, l'ho visto uscire poco fa. Ma noi avevamo un appuntamento a 3. Capisco. Non ci può dire dove possiamo trovarlo? Assolutamente no, innanzitutto perché non so. E poi perché quando non sono autorizzato, loro capiscono, vero? Comprendiamo. Prova con la mancia. Qui a Milano siamo, le mance non si usano. Ma tu provaci, non si sa mai. Ma perché devo fare sempre delle bruttissime figure? Provaci. Sì, pronto, portineria. Ah, sì. Ah, il signor Müller ha lasciato una nota per lei. Prego, dalle 9 in poi lo può trovare al Mocambo. Sì, sì, il signor Müller. Prego. Ero autorizzato. Grazie, signori, ma non ce n'era bisogno. Sì, fotteo. Hai sentito? Lo troveremo al Mocambo. In Africa? Sì, in Giappone. Cammina! La porta! Buonasera. I signori sono soli? Meglio solo che male accompagnati. Non dobbiamo cenare, cerchiamo il signor Muller. Ah, eccolo là. Sta ballando con una donna. Ciccio, vedeste che bionda. Bella, bellissima. Bionda di lusso, eh. Il signor Muller se lo può permettere. Pensi che ce la presenterà? Per forza, se ci invita al suo tavolo è costretto a presentarsi. La usanza milanese. Mentre tu combini l'affare, io ci faccio un giro di ballo e le chiedo il numero del telefono. Ma che sei pazzo? Se il signor Mundo se lo accorge, finisce a schifeo. Guarda, guarda come se la stringe. Beato lui. Stai calmo, noi siamo qui per vendere la partita di vino. 700 ettolitri. Qui si decide l'avvenire della ditta Pipitone e Magri. Giusto, qui o si vende o si muore. Ah,
Pipitone, Magri, che sorpresa! Accidenti, proprio a lui dovevamo incontrare. Non facciamogli capire che è il signor Muller. Io previdente sono, quello ci frega l'affare. Ce lo so, ca. Cerchiamo di liberarcene subito. Venite qua! Come va, viva i miei carissimi nemici! Questi signori sono miei concorrenti, due temibili concorrenti, ma anche due simpaticoni. Piacere. Beh, siete soli, accomodatevi qui con noi. Veramente, non vorremmo disturbare. Che disturbate? A tavola non si parla d'affari, si sta allegri, si fa festa, caro. Non si parla d'affari. Vedete quel signore che balla con quella bella bionda? Chi? Quello che balla in quel modo scandaloso. Via, non siamo mica in Sicilia, siamo a Milano, no? Lo conoscete? No, e tu? Mai visto. Comunque, il signor Muller, credevo lo conosceste, è nel nostro ramo. Cameriere, per piacere, due sedie per i miei amici, Il signor Muller, vi dicevo, è il nostro ospite d'onore. Stiamo festeggiando un grosso affare che ho concluso con lui. 700 ettolitri di vino pugliese da taglio. Non capita tutti i giorni. Prego. I miei amici. Ah, Pipitoni e Magri. giusto voi. Mi scusate per Hoshi, ma non ho potuto aspettarvi in albergo perché avevo già comprato vino da signor Fismara. Sarà per un'altra volta. conoscete la mia signora? Il signor Pipitone e il signor Magri. Piacere. Molto lieta. Posso fare un giro con mia moglie? Se il signore è contento. Prego, prego. Lei permette, vero, signor Muller? Senz'altro. Sagoma e Camorra. Sodoma e Gomorra, come Pipitoni e Magri. Ah, erano soci. Non lo sapevo. È tutta la sera che insiste. Domani vuole portarmi ai laghi. Ma per me fa come ti pare. Tanto ormai il contratto l'ha firmato. Senti, ma che cosa può succedere se scopri che non sono tua moglie? E come lo scopri? Quello sta in Svizzera e viene a Milano due volte all'anno. Intanto noi due ci teniamo in contatto, no? Sì, caro, ma la prossima volta voglio molto di più, sai. Va bene, la prossima volta ne riparleremo, cara. Piena. Piena. Ma. Pieno. Tutto pieno. Tutto pieno. Vuoto. Ciccio, ti comunico che tutte le botte sono piene. E le tasche vuote. La realtà è questa, che da quando siamo venuti a Milano per commerciare il vino non abbiamo venduto nemmeno una botte, anzi, neanche una bottiglia. Soltanto fiaschi. Perché noi che vendiamo fiaschi? No, i fiaschi li facciamo noi, la colpa è nostra, perché è il sistema che è sbagliato. E che sistema dovremmo adottare? Ma ti vuoi mettere bene in testa che qui siamo a Milano e i milanesi hanno il bernoccolo del commercio, come Vismara. E secondo te io dovrei avere il bernoccolo come Vismara? Ecco. Tipicamente la tassicula. Mi scusi, signor Bergamasco. No, io non sono Bergamasco, ma mi adeguo. Ti adegui? Paese che vai, costumanze che trovi. Qui a Milano le donne lavorano come gli uomini e le mogli collaborano con i loro mariti e i loro mariti fanno gli affari come il signor Vismara. 600 ettolitri di vino da taglio alla faccia nostra ha venduto. Sì, però hai visto come ballava la moglie con il signor Muller alla faccia sua? Hai collaborava. E la chiami collaborazione? Ma ballare che è peccato. E poi non hai visto che c'era anche il marito? Sì, sì, ho visto che facevano il menaggio a tre, ho visto. Ah, non esagerare, in fin dei conti una stratina allegra, un ballo, una mangiata così in amicizia. Ma dove la trovi questa malizia? Pipitoni e Magri al telefono! Al telefono. Pronto? Chi è? È Brambrillo, il senzale. Ci parlo io. Pronto, sono Brambrillo, come va la famiglia, oh streghettere? Uè, che il parla italiano, per piacere, perché mi capisci una gotta. Senta, mi servirebbe una partita grossa pronta. Sì, tutto da taglio, siciliano. Benissimo. Beh, diciamo 700-800 ettolitri. Il cliente?
Sono due di Bologna e vengono a chi è giovedì o venerdì. Li vado a prendere alla stazione e li porto lì da voi. D'accordo. No, no, guardi, aspetti. Non li porti qui. Fissi un appuntamento al Mocambo. Sì, sì, a cena. Una seratina allegra in compagnia, come si usa qui a Milano. Caro signor Brambilla, adeguarsi bisogna. Arrivederci. Una seratina allegra. In compagnia. E con chi? E con chi? Adeguarsi bisogna. Noi due. Loro due e due belle signore. Femmine? E dove le troviamo queste femmine noi? Io previdente sono, non siamo forse sposati. Le nostre donne? Non collaborano. 700 ettolitri. Collaborano. Bravo. Impazzisti, Ciccio. Dimmi che scherzasti tu, Riddu. Ma quale scherzo? Quale scherzo? Qui a Milano siamo. Paese che vai, costumanze che trovi. Adeguarsi bisogna. Qui a Milano le donne collaborano con i propri mariti. Giusto. Grazie. Prego. Ma noi femmine oneste siamo, donne di casa. A noi cucinare, fare la calza, ricamare. Questo ci piace fare. E poi la sera, lo sapete, dobbiamo dire al Santo Rosario. Il Rosario, il Rosario, lo direte dopo, a tempo indebito. Giusto. Grazie. Prego. Vi divertirete al Mocambo. È un locale fine, di lusso, elegante. In quei posti le svergognate ci vanno. E se lo viene a sapere lo zio canonico, ci pensate? Basta! Ascoltatemi, donne. Ascoltatelo. Qual è la prima virtù di una moglie? La purezza. No. L'economia. No. La geometria. No. La prima virtù di una moglie è l'ubbidienza al proprio marito. Giusto. Grazie. Prego. Quindi, noi vi abbiamo dato un ordine e voi dovete ubbidire. Grazie, scuse, prego. Obbediamo. Entriamo, Santuzza. Obbedire dobbiamo. Obbediamo. Eppure l'indirizzo è giusto. Ma... Oh! Deve essere qua. Istituto di Bellezza Mari Brianti. Inter 5. Sì, è Milan 4. Entriamo. Ma che entriamo? Ci dissero di aspettarle fuori. Aspettiamo. Ma... Vieni. Ciccio, guarda! Guarda! Belle, bellissime! Tutte al contrario di Carmelina e Santuzza. Ciccio, tu non mi crederai, ma io per quelle farei fesserie, pazzie! Spenderei anche 3.000 lire! Pazzo, pazzo sei! Hai avuto sempre le mani bucate! Sono il mio genere! Femmine melanese di lusso sono! Qui bisogna andare in battuta! Terum! Bisogna agganciarle! Bisogna arremocchiarla. Ah, ma se aspettiamo le nostre mogli? Sei un bauscia. Noi dobbiamo chiedere solamente il numero del telefono. E questa sera... le gettoniamo. Però... Hermeton, signorina de Melan, noi siamo qui col cuore in mano. Tu, Riddu, ma perché parli straniero? Carmelina. Santuzza, ma come vi combinaste? Come voi ordinaste, Ciccio. E noi obbedimmo. Ciccio, troppo buono deve andare. E beh. Oh, questa è bella sul serio. Qual è? Note il conte del fattore. Non la conoscete? No, qua ci sono le signore. Ma cosa vuol dire? Sono sposate, no? Beh. Io scommetto che se ne raccontano loro una barzelletta, noi altri quattro qui diventiamo rossi come tanti gamberi. Non è vero, signora Carmelina? Ne racconti lei una. Senta, la signora non si chiama Carmelina. È mia moglie, si chiama Sandozza. Ma che dici tu, Riddu? Santuzza sono io. Oh, scusatemi. Con questo tingimento di capelli ho fatto una caca confusione. Perdonate. Si sono ossigenate di fresco. Beh, allora se permette io intanto farei un giretto con la signora Santuzza. Oh, posso idea. Fare? Mi abbanco la signora Carmelina. A morire. Venga, signore, si accomodi. Venga pure, venga. Tieni. Si accomodi.
Prego. Ciccio, a me quello lì mi è antipaticissimo. Ah, questi bolognesi sono alle grotti. Sì, però troppa confidenza si prende. Ma a Milano siamo. E allora che se ne vadano a Bologna a fare queste cose con le loro mogli? Calmati, io previdente sono. Ricordati 700 ettolitri di vino. E va bene. Guarda che mosse. Spalle nude, calze velate, il rossetto. È come se non bastasse i capelli color camomilla. E beh? Ma perché si sono combinate così? Perché noi gli ordinammo di adeguarsi. E loro obbedire. Guarda che ancora. Sono bolognesi. Ma io non mi riferisco ai bolognesi, mi riferisco alle nostre donne. Le nostre donne non sono bolognesi, sono svergognate. Ah. A faccia, c'è taglio. E un'altra cosa ci debbono spiegare. Come conoscono quel ballo? Andare a scuola di ballo. A scuola di ballo? Me lo disse Carmelina. Impararono il twist, il Madison e il surfo. E la mossa. La mossa magari quella imparata. Ah, ma quella è facoltativa. Che bravo. Eccolo, Gianni. Alzati. Adesso fate ben voi altri un ballo con le vostre mogli. Ma no, restiamo in compagnia. No, non siamo mica gelosi. Non è mica geloso. Va bene. Oh, non approfitti per pagare il conto, eh. Io? Ah, non c'è dubbio. Vada, non si preoccupi. E balli pur tranquillo. Camarillo, Lambrusco. Beh, senti bene adesso. Fino a questo punto e tu togliti quelle manacce sporche. Questo è il surfo. E vai a fare il surfamitico con tua moglie. Sanduzza, non esagerare. Bada, Sanduzza, cornuto non sono. Sei sempre sotto siciliano, è simbolico. Simbolico, non simbolico, lei se ne rimette. Ah, che capone. Cosa ci vuole? Noi andiamo tutti quanti al Tabarren. Ci andiamo con due macchine e nella più grande, che è la mia, ci portiamo le signore. E chi si è visto, si è visto. Dico, ma sei matto? Vuoi che ci squagliamo con le loro mogli? Ma dico, oltretutto, quelli siculi sono. Appunto. Come appunto? Ma ti pare che due siculi, sì, dico due siciliani, portano le proprie mogli al Tabarren? E allora? E allora quelle mogli, le mogli vere, quelle sono a casa, chiuse sotto chiave, con la cinturetta a stipendio. E quella lì chi sono? Ma sono due robette prese così per l'occasione. Ma non l'hai visto che non riconoscono nemmeno loro? È vero. È un vecchio trucco che si usa qui a Milano. Mi è capitato un'altra volta. Ciccio, accelera, non le vedo più. Ah, mica scappano, andiamo tutti al Tabarè. Ma sei sicuro che dovevamo mandarle con loro Sanduzza e Carmelina? Ah, nella 1008 stanno più comode. Sentiste come insistettero i bolognesi? Un riguardo ci usarono. Speriamo. Ma davvero non ci siete mai stati in un Tabarè? No. Ma no, non ve l'ha spiegato la mammina? No. No, e nemmeno i maritini? Ma... Allora ve lo spiego io, Il Tabarè è un grande palazzo con tante stanze. Ah, ho capito, come un albergo. Ah, allora ci siete stati in albergo, Sì, certo, quando facciamo il viaggio di nozze. Ecco, il Tabarren è un grande albergo, tale quale. Ecco, solo che nel Tabarren fa un caldo, ma un caldo... Un tale caldo che appena ci si entra bisogna subito spogliarsi. Ecco. Thank you.
scusi, ha visto due signore con due signori? O due femmine con due mascoli? Qui ce ne sono tante di signore con due signori. Grazie. Prego. Spogliarello, femmina peccaminosa, donna di piacere. I signori vogliono un tavolo? I signori vogliono un tavolo? Dopo. Va bene. Avviciniamoci. Bed. Mi tolga le mani da dosso, per favore! Non l'ho nemmeno assaggiata! Ma lo sai che vuol dire che non ha nemmeno assaggiata? Lo vuol piantare il vestito! Non è una cazzata siciliana! Si tolga di mezzo! Ma mi tolga le mani da dosso! Se ne vada! Su! Via, su! Non vedo l'ora che si tolga il fiore. È finito. Peccato. Peccato. Meno male. Come sarebbe a dire meno male? Dimentichi che devono arrivare la nostra moglie con i bolognesi. E che c'entra? E che è lo spogliarello. Ah, già, non è spettacolo per loro. A proposito, dove saranno? Chiavis, caro il Metarossi, se ci siamo riusciti, è meglio farceli subito questi due bocconcini. Carme, che stanno dicendo? Ma di bocconcini stanno parlando? Ma pensano sempre a mangiare questi bolognesi? Ma a me non mi pare che parlano di mangiare. Carmelina, Santuzza, ma siamo sicure che proprio questo ci dissero di fare i nostri mariti? Ma... andiamo a casa mia. Intraprendente. Ciccio. Che fosse successa qualcosa. Ah, ma tu pensi sempre alle disgrazie. Io non penso alle disgrazie, io penso ai due bolognesi che a noi... Ah, non ci pensare, donne oneste sono. E virtuosissime. Ma scusa, loro non lo sanno che sono le nostre mogli. Lo sanno, lo sanno. E sanno pure che siamo siciliane, non si azzarderebbero mai. Ci mancherebbe. Ciccio, guarda. Buonasera, signora. Buonasera. Come sta suo marito? Mio marito? Sì. Chi? Il signor Vismara. Io. Oh, Vismara! Ma non è mica mio marito. Fufu. Ma come, non lo conoscete il giochetto? Lo sanno tutti qui a Milano. Oh, mio marito, sì. Albeggio. Fiore. Le cinque. Che facciamo? Che vuoi che facciamo? Che facciamo? Abbiamo cercato negli ospedali, nei tabarei, nei commissariati. Ma non abbiamo cercato negli alberghi. Toretto. La sentiste quella che credevamo, la moglie di Vismara? Eh? Qui a Milano il giochetto lo conoscono tutti. Non vorrei che a un certo punto i due bolognesi scambiassero le nostre due virtuosissime mogli per due di quelle... come si dice? Diciamo femmina di piacere mercenario. Diciamo due bottane. E diciamolo. Diciamolo. E con ciò cosa vuoi dire?
Forse Carmela e Santuzza non conoscono i loro doveri? Eh già, siamo stati noi a dire di essere gentili, carine. Anche compiacenti, ma non sino a quel punto. Lo so. Ciccio, io ho dei brutti presentimenti. Chissà cosa staranno facendo in questo momento. Ma che poi che facciano? Forse si staranno abbracciando, baciando, si staranno buttando lo zucchero addosso. La dolce vita stanno facendo, Ciccio, la dolce vita! Monina e Carmenina, questi sono buffetosi. Hai ragione, Santuzza. Che ore sono? Sono sempre le 5. Sempre le 5. Ehi! Ehi! Che vuoi? Volete due cornetti freschi freschi? Figlio de mammazzetella! Ma va, fa del bene alla gente, va. Stai calmo, stai calmo! Già si è sparsa la voce. Dici? Dico, dico. Il Carlo del Dubbio si è inserito nel pertuso della gelosia. E allora? Torre du Magre, non appena arrivano le nostre mogli, le quattro giornate di Napoli diventano una festa da ballo in famiglia. Stando così le cose, Ciccio Pepetone, le cinque giornate di Milano diventano un picchinicchio domenicale. E i vostri cavalieri bolognesi? Con loro tutto sistemammo. Ah. Voi comandaste, noi obbedimmo. Carmelina! Carmelina! Frase. Santuzza? Maturiddu? Santuzza! Ma... Oh! Con tutte le forze ci difendemmo! Donna Onesta, siamo! Il numero delle camere dei signori Bozze e Fecozze. Fiocchi e Tarozzi. 147. Grazie. Ma chi devo annunciare? Pipitoni e Magri. E faccia venire un'autoambulanza. Perché? Ci sono due signori che si sentono poco bene. Ma veramente non mi risulta. Tra poco le risulterà. Previdente sono. Previdente. Sì? E chi sono? Chi? Fabio! Ehi, Fabio! Cosa è successo? Ci sono i mariti delle tigri. E dove sono? Giù, in portineria. Uè, cosa facciamo? Beh... Dove siamo? Su un'autoambulanza. Ciccio, previdente sei stato. Ma che è successo? Uè, vi hanno dato una bella bastonata, Siciliani siamo. Bastonati sì, ma cornute mai. Avete visto? Adesso guardate qui. Questa è una donna con tutti i suoi attributi. Dal punto di vista psichiatrico, quello che ci interessa è questo. Il cervello. Ma noi questa volta ci occuperemo dell'insieme. Questa. Ah, questa. Questa qui. Questa qui. E quest'altra. Mi faccio il conto. Dunque, allora, 120, oh. 300, 100, 400. Vuole anche questa? No, no. E allora sono 1200. Bene. Ah, ecco a lei. Grazie tante. Prego, si immagini. Arrivederci. Mario, ci crederesti che quello lì gli piacciono le donne? Ma a me non mi pare. Non ci si capisce più niente. Ai tempi miei le checche erano checche. C'ha ragione. È il nudo oggigiorno dilaga, signori miei. Dilaga paurosamente. Ha invaso gli schermi, ha invaso i palcoscenici.
E la carta stampata, ecco, soprattutto la carta stampata, che per esprimermi con una colorita immagine è il veicolo di infezione più pericoloso. L'imponente documentazione che vi ho portato parla chiaro, signori miei. Qui ci sono pubblicazioni che si stampano e si vendono liberamente in Italia e pubblicazioni straniere che si possono trovare con relativa facilità. Con la modica spesa di 100, 200, 500 lire, ognuno dei nostri giovani può indirizzare i suoi passi verso il baratro della lascivia e della lussuria. E allora, signori miei, io dico basta. Ed è questo quello che dirò quanto prima in Parlamento, non appena avrò ottenuto un numero sufficiente e adeguato di adesioni, che andrò personalmente a cercare città per città, paese per paese, villaggio per villaggio, casa per casa, dovunque ci sia da salvare la purezza dei nostri giovani da questo mostro, da questo Moloch. Basta con il nudo, basta con le riviste oscene, basta con gli spogliarelli, basta con i bikini nelle spiagge. In una parola, signori miei, basta con il nudo! Benissimo, bravo! Concludendo, signori miei, noi non esiteremo a dichiarare che il nudo femminile è cosa abominevole. E ci impegniamo. E vi diamo la nostra parola che noi lo copriremo! Lei ha tutta la mia adesione! Mi risentiamo! Bravissimo! Michele, e la documentazione dov'è? Beh, ma onorevole, io faccio. Ah, è possibile, ogni volta si fregano le riviste. Cara signora. L'imponente documentazione che vi ho portato parla chiaro. Qui ci sono pubblicazioni che si stampano e si vendono liberamente in Italia e pubblicazioni straniere che si possono trovare con relativa facilità. Con la modica spesa di 100, 200, 500 lire, ognuno dei nostri giovani... Basta con il nudo, basta con le riviste oscene, basta con gli spogliarelli, basta con i bikini nelle spiagge. In una parola, signori miei, basta con il nudo! Non ci sono dei feriti? Come è finito? Non è ferito? Ma no, signora, si calmi. Si salverà. Ma se vi ho detto che non ha niente. Ma come niente? No. Allora perché non apri gli occhi? È ancora sotto lo shock. Ecco, guardi, si sta riavendo. Oh, meno male, mi ero preso uno spavento. Dove sono? In casa mia, non si preoccupi. Lei qui avrà tutto quel che le occorre, anche se la convalescenza sarà lunga. Ma signora, ha soltanto un ginocchio gonfio. La macchina dove? Beh, se l'è cavata un po' peggio di lei. Il suo autista l'ha fatta rimorchiare in paese. Io sono... Lei è l'onorevole Casali Bardi, lo sappiamo. Piacere. Ce l'ha detto il suo segretario. Anche lui sta bene, si è recato in paese per avvisare il comitato. Stia tranquillo, domani lei farà la sua conferenza, non dubiti. E non c'è pericolo di una ricaduta? Si può cadere per le scale, ma questo può succedere a tutti, signore. Gli faccio fare gli impacchi e mi raccomando le gocce. Le ho già mandate a prendere. Bene, 10 ogni 2 ore. Auguri, onorevole. Stia tranquillo. Grazie. Mi raccomando, tranquillità. Arrivederci. Buongiorno, grazie. Mi aiuti. Tranquillità. Ecco. Grazie, signora. Si sente meglio, onorevole? Sì, meglio. Grazie. Solo mi fa male il ginocchio. Non faccia quei movimenti, ha sentito? Tranquillità. So soffrire io. Mi dispiace, cara signora, per lei tutto questo disturbo. Ma cosa dice? Sarà un piacere per me e le mie bambine assisterla. E poi sa che le dica una cosa che ci capita spesso. Cosa? Ospitare qualche ferito? E certo, lei non ha idea quanti incidenti succedono davanti al nostro cancello. Avanti. Abbiamo portato le gocce, mamma. Ma come? Siete ancora così? Salutate l'onorevole, poi correte a vestirvi, eh? Buongiorno, onorevole. Onorato. E questa è la gamba rotta?
contenta? Ma no, è soltanto gonfia. Con un po' di impacchi tutto andrà a posto come prima. Li faccio io gli impacchi? Perché tu? Sempre tu in mezzo. Mamma, fammeli fare a me gli impacchi. Se starai buona. Ma adesso andate a vestirvi. Sono proprio stufa di vedervi sempre con questi costumi addosso. Non lo sapete che si sciupano? Voi mi costate 4 costumini al mese, ma questi dovranno durare tutta la stagione. E se si rompono? Andrete nude. Dico bene, onorevole? Possiamo andare, mamma? Salutate e via. Auguri, onorevole. Grazie. Non s'affatichi troppo. No. E ci siamo noi. Se ha bisogno di qualcosa. Su, andate. Stavamo dicendo qualcosa, onorevole. Mm? Ah, gli incidenti. Da 2 o 3 anni, sa, una media di 2 al mese. E tutti davanti al mio cancello. Io dico che il comune dovrebbe metterci qualcosa, che so, un segnale di pericolo. Scusi, signora, ma sì? Le sue figliole escono spesso? Ah, oh, sempre all'aria aperta. Il sole fa bene, onorevole. Mio marito era un igienista. Ah, mi dispiace. Le dispiace che era un igienista? No, mi dispiace che sia scomparso. Guardi, a me ha fatto un piacere. Era un buono a nulla. E poi io sono ricca di casa mia. Andiamo, signora. Dopotutto è il padre delle sue figliole, eh? E va bene, non l'ho mica pregato io di fare quello che ha fatto. Ah, suicidato. Mio marito? Oh, per carità. Lo hanno visto a Genova, sta benone. Ma scusi, non stavamo dicendo che era scomparso? Ma sì, è scomparso 8 anni fa. E allora? Ma con una ballerina. Ah, capisco. Non si affatichi, onorevole. Pensi che ha avuto uno shock? Ne ha avuti molti di shock. Oh, che distratta. Le gocce, gli impacchi. Ora le mando la mia Dora. Glieli vuole fare lei, gli impacchi? Sì, no, signora, abbia pazienza. Scusi, ma io preferirei che gli impacchi me li facesse un uomo. Oh. Non c'è un uomo in questa casa. Proprio un uomo, no. C'è la cameriera. Beh, la cameriera, io dico un uomo, lei dice la cameriera. Un uomo è un uomo. Però è tanto brutta, poverina. Ha i baffi, sembra proprio un uomo. Sì, capisco, i baffi. Ma se uno specifica uomo... Avanti. Onorevole, la mamma le manda questo pigiama. Ah, vedo che vi siete vestite. Bene, bene, metta pure lì, grazie. C'è qualcosa che non va? No, no. Andare va. Niente, niente. Buon riposo. Avanti. È l'ora di prendere le gocce, onorevole. Ecco l'acqua. Grazie, che metto pure l'acqua. Le ho fatto male, onorevole? No. Avanti. Con permesso, le gocce, onorevole. Ho tardato perché ero sotto la doccia. Vedo. Uffa, sta asciugamano. Per diavolo, stia attenta, cosa fa? Ah, mi scusi, onorevole. Prego. Avanti, su, si sbrighi, su. 10, vero? 10, sì. Su, di acqua a me che... Faccio da me, basta così, grazie. Non le serve altro? No, niente, basta, grazie, vada. Onorevole? Sono le 9:30, onorevole. Le ho portato le gocce. Altro che gocce, questo è uno stillicidio. Si sente meglio, onorevole? Senta, signora mia, io la pregherei d'ora in avanti di occuparsi lei delle mie gocce. Perché? Sono state cattive le mie bambine? No, anzi, sono buone. Troppo buone. E io la pressione è alta, signora. Che c'entra la pressione? C'entra. Con le medicine bisogna stare attenti. Ha ragione, onorevole. Stai attenta come versi le gocce d'ora, eh? Se le vuole versare da lei? No, ma no, io voglio che se ne vada, ma se le porti via, signora! Le mie bambine! Ah, no, le sue gocce, le mie bambine, le gocce! Ah, le gocce, sì. Andiamo, Dora, a dopo, onorevole, a dopo. A dopo. Avanti. Sono io. C'è niente che posso fare per lei, onorevole, le occorre niente.
vorrei dormire, signora. Soltanto dormire. Va bene, le spengo la luce. Buonanotte, onorevole. Bambine? Sì, sì, mamma. Non avete ancora dato la buonanotte all'onorevole? No, no, mamma. E che cosa aspettate? Su, andiamo. Wanda? Wanda? Sì, mammina. Su, vieni anche tu. Avanti. Buonanotte, onorevole. Buona notte. Sogni d'oro. Che bella giornata, onorevole. Peccato che lei non possa uscire. Presto, presto. Presto uscirò, mia cara. Presto. Speriamo. A proposito, ha telefonato il suo segretario, onorevole. Dice che in mattinata vengono quelli del comitato a sentire come sta. Ma come, vengono qui? Sì. Ah, speriamo che non dispiace alla signora. Oh, la signora non dispiace mica. Grazie, cara. Onorevole, desidera... Oh, dov'è la signora? È in terrazza, onorevole, quella porta là in fondo. Grazie. Covo di nudisti. Senta, signora... Si volti, la prego. Scusi tanto. Le ho detto di voltarsi. Prego. Resti voltato un attimo. Sì, resto. Devo coprirmi, mi scusi. Ma faccio subito. Ecco. Desiderava qualcosa, onorevole? Beh, sì, io, ecco... Sì, signora, io... Lei sa che stanno per arrivare alcuni membri del comitato promotore della mia conferenza. Bene. Io la pregherei di far cessare questo scandalo prima del loro arrivo. Lo scandalo? Ma quale scandalo? Ma lì, quei ragazzi, gli amici delle sue figliole, sono nudi. Nudi? Sì, nudi, nudi, signora. È in promiscuità. Maschi e femmine. Anche le femmine? Le femmine nudissime. Oh, è inaudito, mi creda, onorevole. Non era mai successa una cosa simile. Le chiedo scusa. Mi prego. Ragazzi, fermatevi un momento. Sentite, ragazzi, non mi piacciono gli spiritosi. A chi di voi è saltato in mente di mettersi nudo? Ma cosa stai dicendo, mamma? Ma non siamo nudi. Lo eravate un momento fa. Ma no, non è possibile. È inutile che neghiate, vi ha visti l'onorevole. Ma è impossibile, signora, avrò visto male. Senta, perché non gli porta gli occhiali? Rimetti il dito, dai. Porta. Allora lo fanno apposta. Allora è una congiura questa. Ma non mi si turlupina a me. Che cosa credono? Signora! Signora! Onorevole?
Ah, insomma, signora mia, io l'avevo pregata. Sì, onorevole, sono stata dai ragazzi. E penso anch'io che la vista l'abbia un po' ingannata. Come la vista? Quale vista? Che vista? Da lontano, sa, capita. No, a parte il fatto che io da lontano ci vedo benissimo, signora mia. Se ho detto nudi, vuol dire che li ho visti nudi. Nudi? No, sono in slip e le ragazze in bikini. Ma perché, secondo lei, quelle cose lì, quei frammenti di stoffa, sono sufficienti a salvaguardare il pudore? Ma onorevole, lei mi aveva detto che erano nudi. Lo sono nudi, anzi, peggio che nudi. Scandalosamente, vergognosamente nudi. Ma si calmi, su, è solo questione di intenderci. Giovanna? Io non avevo capito, stanno così dappertutto, sempre. Come dappertutto dove? Ma sì, alla spiaggia, in qualunque spiaggia. Comandi? Giovanna, vai a chiamare le signorine e di che mandino via tutti. Oggi si va a tavola prima, vai, fai sì, presto signora. Ecco, così è sistemato tutto. Tutto? Ah, così è sistemato tutto, lei dice. Ah, signora mia, mi permetta, ma a questo punto la mia coscienza mi impone di intervenire. Lei è in pericolo. Io? Sì, ed è la provvidenza che mi ha fatto entrare in questa casa. Sì, lei è in pericolo e quel che è peggio non se ne rende conto. Ma lei mi spaventa. Mi lasci parlare, per favore, mi lasci parlare. Dicevo... Che sono in pericolo? Appunto, che sono in pericolo. Che lei è in pericolo. Lei, le sue figliole, tutti. Tutti. Ma quale pericolo, scusi? Senta, signora mia, io oggi, domani, appena mi sarò ristabilito, terrò una conferenza qui vicino. Bene, io la prego di intervenire. È indispensabile. Ma certo, se non è che per questo. Intervenire e ascoltare attentamente quello che dirò. E forse capirà il pericolo che la sovrasta. E si renderà conto, spero, che si trova sull'orlo di un abisso. Mi scusi, ma non ho mica capito. Che abisso? Un baratro, signora mia. Un baratro per lei, per le sue figliole. Tutte sull'orlo di un precipizio. Tutte! Vado a chiamare le bambine. Tutte. Ma io le salverò. Parlerò come non ho mai parlato domani. Ciao, allora, ciao. Ciao, 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 domani, ciao, telefona. Ciao, sì, mamma. Sì, mamma. Venite, l'onorevole vuole parlarvi. Che vorrà? Non ci capisci neanche tu. Ma, Eccole, onorevole, vengono subito. Io intanto salgo di sopravvestirmi. Posso parlare un minuto con le sue bambine? Ma certo, le pare. Anzi, le dica del coso, là, del baratro. E così lo sanno anche loro e... Pardon. Dai. Buongiorno. Buongiorno, onorevole. Buongiorno. E come va? Come sta la gamba? Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Ma che cosa è successo? Chi ce l'ha? E la mamma dov'è? La mamma è andata di sopravvestirsi, cosa che dovreste fare anche voi. Perché? Ma siamo vestite. No, vestite, vestite, intendo. Non quasi. Ma con questo caldo, onorevole. Beh, perché con questo caldo? E allora, guardate me, non sono tutto vestito io con questo caldo? Ma lei è un onorevole. E io mi vestirei tutto, anche se fosse piena estate e mi trovassi in un'isola deserta. Solo? Solo. Come Robinson Crusoe? Come Robinson Crusoe. Che però andava in giro mezzo nudo. Si vede che era uno sfacciato, come voi. E non aveva nessun pudore. Sempre che sappiate cosa sia il pudore. Non fare niente di cui ci si debba vergognare. Non fare niente di cui ci si debba vergognare. Ma Robinson, di chi si doveva vergognare se era solo? Ma voi non siete sole. Voi siete in mezzo agli altri... agli amici, a tutti, insomma, E dobbiamo vergognarci di questo? Ma non di questo, no, ma di questo. E di questo, e di questo, e di tutta questa roba che mettete in mostra ai vostri amici. Ma veramente i nostri amici non si sono mai lamentati? Lo credo, certo. E sapete perché? È proprio per guardarvi. Ma anche noi li guardiamo. Ah, sì? E come li guardate? Se non c'è niente da vedere, come... Cioè, se c'è tutto da vedere, che cosa guardate, Cosa, tutto? Scusi, onorevole, lei cosa guarda in una donna nuda? Io non guardo donne nude. Mai? Mai. Ma non le piacciono le donne? No, non mi piacciono le donne che mettono tutto in mostra così, senza modestia, senza pudore, senza rispetto per se stesse e per gli altri. E gli altri chi? Gli uomini? Sì, gli uomini, sì.
Indurli in tentazione significa non avere alcun rispetto per la loro già fragile natura. Boh, certo sono fatti in un modo strano gli uomini. La sa, onorevole, io non avrei nessuna tentazione se vedessi lei nudo. Siete assolutamente irrecuperabili. Cosa dici? Ma cos'ha? Boh, si sarà offeso. Si vede che nudo è più brutto. Giovanna? 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 Oh, onorevole, stavo cercando Giovanna per farmi allacciare la ghippier. Le dispiace farlo lei? I soliti impacchi e quelle gocce di ieri, dottore? C'è una fattura, signore. Bisogna ingessare. Ingessare? Allora sarà una cosa lunga. 40 giorni, onorevole, salvo complicazioni, si intende. Altri 40 giorni con noi, onorevole, non è bello? Adesso parliamo della terapia per curare la pazzia delle donne. Tutto questo non serve. C'è bisogno di un cospicuo conto in banca, gioielli, pellicce, automobili, eccetera, eccetera, eccetera. E se un marito non sa provvedere a questo, la cosa poi diventa pericolosa. Perché la moglie può fare impazzire il marito di un'altra. Il primo che la inviti a una garçonniere. Il risotto è una specialità di Giulia, è delizioso. Scusate. Pronto? Ah, commendatore. Sì, subito. Sì, vengo subito. No, ho già finito, sono già la frutta, sì. Ma le pare, ma si figuri, commendatore, nessun disturbo. Vengo subito. Per carità, è un piacere. E te ne vai, vero? Tu non hai riguardo per nessuno quando c'è di mezzo quello là. Cara, quello là è il mio principale. Scusami, bici, è arrivato mezz'ora fa da Stoccarda e riparte nel pomeriggio per Zurigo. Sì, lo so. E come lo sai? Lo so, l'hai detto tu. Ah, appunto, c'è appena il tempo per fare una riunione d'emergenza. Ha convocato tutti, il direttore generale, il direttore commerciale, il capo del personale. Certo, quelli possono anche alzarsi da tavola con gli stipendi che hanno. Cara, io sono il segretario del commendatore, ho uno stipendio da segretario, però devo alzarmi lo stesso. Perché sei un succube? No, perché sono il segretario. E va bene, allora ci resterai tutta la vita se continui così, se non sei capace di farti valere. Ci risiamo. Secondo lei io dovrei andare dal commendatore e dirgli: scusi, sa, o mi dà il posto di direttore generale o io me ne vado. E ci vuole tanto? Oh no, niente, solo che lui mi dice: prego, si accomodi, ma andiamo. Ma io sto con i piedi per terra, io, per terra. Sì, ma non li mettere nel piatto del cane. E tu non metterli il piatto? E dove dovrebbe mangiare Totò? A tavola? Ma che tavola? In cucina, in bagno, all'inferno! Ah, Emilio, sei un vile. Io? Sì, te la prendi con un povero cagnolino senza difesa e non hai il coraggio di affrontare il tuo principale. Ah, dalli, ma è una fissazione! Mi fa una rabbia quando penso che tutte le amiche mie, dopo sposate, hanno smesso di lavorare. Poverine, chissà come si annoiano a non far niente. Oh no, hanno quasi tutte la manca. Allora preferisco che tu lavori. E in fondo non fai mica una cosa qualunque. Fai la manequin. E una manequin è un po' come un'attrice. Sì, è un segretario, non ha niente a che vedere con un regista. Ah no, se mi amassi veramente, non mi faresti fare queste brutte figure con le mie amiche. Ma tutti i loro mariti sono direttori di qualche cosa. Va bene, mi iscriverò ad un corso per arbitri. Li chiamano anche direttori di gara. Sì, e li chiamano anche cornuti. No, allora non mi conviene. Ciao. Ciao, vice. Ciao. Sai che ti dico? Sì? Emilio ci diventerà... cornuto? Ma no, che sciocca! Direttore generale della società. Davvero? E come? E come? Lo farò promuovere io. Quando sarò l'amante del suo principale. Ah, allora avevo detto bene. Già, è vero. Ma sai, non ho rimorso. Sono anni che predico. E lui niente, non ha mosso un dito. Allora ho deciso di muovermi io. Sei andata a trovare il commendatore? No, è capitato lui in sartoria. Ha accompagnato la moglie a un defilé. E gli hai detto che Emilio è tuo marito? Oh, non nemmeno per sogno. Lui lo saprà più tardi, quando non avrà più niente da negarmi. Ma per fortuna in sartoria sono conosciuta col mio nome da ragazza. E poi vi siete rivisti? Certo, il giorno dopo, naturalmente, in un bar. In un bar?
Sì, ma non è uno di quelli che appena hanno conosciuto una donna la invitano subito in albergo. No, è un signore. Mi ha fatto anche capire che sarebbe disposto a pigliare una garçonnière per me. Per andare d'accordo con me, signori, bisogna scattare, come sotto le armi. Ricordatevi che la mia divisa è precisione, puntualità e dinamismo. Lei ha capito quello che deve fare, dottor Ferrini? Sì, commendatore. E allora cosa aspetta? Non perda tempo. Vada, 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 vada! Ma commendatore! Su, su, via, via, via! A che ora parte l'aereo? Alle 17.30 per Zurigo, commendatore. So perfettamente che io parto alle 17.30. Io voglio sapere l'aereo del dottor Giannetti. Ah, alle 16 credo, commendatore. Lei non deve credere, Giannetti, deve essere sempre sicuro degli orari. Vada, si informi e parta. Mi dovrebbe firmare la procura, commendatore. La procura? Ah, già la procura. L'ha preparata Martini? Sì, è davanti a lei, commendatore. Eccola. Grazie. La penna? Grazie. Gli occhiali dove sono? Gli occhiali? Ecco gli occhiali, commendatore. Ah, ecco. E la penna, per favore? E l'ho data a lei, commendatore. A me la penna? Sì. A lei è pazzo, scusi. No, come pazzo? Ma no, non me l'ha data la penna. No, guardi. Abbi pazienza, non me l'ha data la penna. Vuole che lo sappia, la penna personalmente. Non me l'ha data, scusi. La penna, sta penna. Prenda questa, commendatore. Grazie. Gli occhiali. Ah, gli occhiali. Ma tu, occhiali. Non sembrava una roba. Ecco la penna, commendatore. Non cerco la penna, sto cercando gli occhiali. Ah, gli occhiali. Eppure l'ho messo qua sopra, avete visto anche voi che l'ho messo qua sopra. Aspetti, commendatore, vado a prendere quelli che conservo io. Sì. Cerchiamo, cerchiamo. Vabbè, vabbè. Signori, mi pare di avervi detto tutto. Ci rivedremo al mio ritorno da Zurigo. Buongiorno e buon lavoro a tutti. Buongiorno. Arrivederci. Ecco gli occhiali, commendatore. Erano caduti per terra. Grazie. Gli occhiali, commendatore. E che me ne faccio di due paio di occhiali? Mi trovi la penna piuttosto? Ecco la penna, commendatore. E la procura? Dove è la procura? Dov'è la procura? La procura... Giannetti ha deciso di farmi diventare pazzo oggi. Io? Avanti, se vada, per cortesia. Mi dispiace. Fuori, fuori, fuori! Oh! Se permette, commendatore. Ma cosa c'è ancora? Volevo dirle che ho provveduto per quella cosa. Quale cosa? L'appartamento. La garçonniere. Mi dica com'è. Graziosa. Ah, un amore. Via Mugello 31. Sa quel quartiere lì, sì. Tranquillo? Interno 11. Ecco le chiavi. Ah, grazie. E mi scriva l'indirizzo, per favore. E la penna? E la cerchi. Beh, userò la mia. Ah, ce l'aveva? Beh. Senta, e com'è l'ambiente? Accogliente, dico, ci sono tutti comfort? Sì, sono due stanze con cucinino e bagno, naturalmente. Ah, ecco, mi raccomando, commendatore, non lo perda. No, 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 c'è il giradischi. Radio con giradischi. Benissimo, e le luci come sono? Le luci sono molto importanti. C'è un grande abat-jour. L'abat-jour? Ah, abat-jour, che diffondi la luce blu. No, questa è rossa. Rossa? Rossa. No, no, rossa, commendatore, più eccitante, è rossa. Ah, sì? Lei se ne intende di garçonniere? No, io non ne ho mai posseduta una, purtroppo. Ah, ma dico, donne lei, niente? No, come niente? Donne, sì. Ah, sì? E dove le porta? Beh, dove capita, in qualche pensioncina, qualche alberghetto un po' compiacente. Squallido? Squallido. Sì. Ma sa, d'altra parte, col mio stipendio, commendatore. Sì, ma allora io rinuncerei. Dice? Sì. Vede, l'amore ha bisogno di un certo clima, di un'atmosfera particolare, come un quadro. Lei prende un quadro, il più bello. Sì. Se non ci mette intorno una bella cornice, non fa figura. Già. E così è l'amore. Se lo riduce solo a una questione di sensi, albergucci, pensioncine. Strano che non capisca queste cose, no, sai? No, io le capisco, ma d'altra parte con i miei mezzi. Ma mi faccia piacere. Vuol mettere l'atmosfera che crea una garçonnière, non so, con questa luce bassa e questa musica piano piano, questo spumante che spumeggia nelle coppe. Dica la verità, non è meglio? Beh, sì. Sì, sincero. Commendatore, sì. C'è il suo autista. Grazie. Sono già le 4, devo partire. Hai la borsa? La borsa? Dov'è la borsa? Ah, ecco la borsa, commendatore. Ah, grazie. Il biglietto? Quale biglietto? Dell'aereo. Ma chi ce l'ha? Ce l'ha lei. L'ha dato lei? Sì, sì. Non è possibile, ma non sì. Mi ricordo io. Perbacco, è sicuro? Sì, 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 commendatore. Ah, eccolo qui, ecco. Ha visto. Allora, Martini, io vado, Mi raccomando, in gamba e arrivederci. Arrivederla. Ah, commendatore, le chiavi. Ah, le chiavi. Senta, Martini, sono tutte e due dell'ingresso? Sì, commendatore. Allora, faccio una cosa, le tengo a lei. La conservi, sa come sono distratto, che mi perdo tutto. Va bene, arrivederci. Buon viaggio. Arrivederci. E buon volo. Grazie. Amore, ciao. Come stai, tesoro? Dimmi che sei libera oggi. Sì, magnifico. Senti, un amico mi ha prestato la sua garçonnière. Un ambientino delizioso con tutti i comfort. Non è stupendo? Con te è sempre stupendo, amore mio, ovunque. Sì, sì, ho capito, una garçonnière. Ma perché? Non va bene il solito alberguccio? Ma per carità, ma l'amore è come un quadro, se non ci metti una bella cornice non fa figura. Com'è? Chi me l'ha detto? Il corniciaio.
Suona, suona. Che se suona, dottor? C'è l'ingorgo. Sono 20 minuti che siamo fermi qui bloccati. Ma a Roma, ieri al Tridone sono stato fermo 2 ore. Porca miseria. Io devo essere più vicino, l'aereo parte alle 5:30 precise. La bella che è perso, sono le 5. Eh già, ormai non faccio più tempo, non faccio. Beh, fammi scendere, vado a piedi. Va a Fiumicino a piedi, dottore. Forse fa in tempo. Sì, non so io dove vado. Ah, aspetta l'indirizzo. Ah, eccolo qua, fammi scendere. Pronto? Ah, sì, è qui la signora Giacinti. La chiamo subito, attenda. Cucù, indovina chi è? No, sei tu, caro micione. Dove sei? Ti credevo partito. Eh? Ma sì che sono libera. E anche subito. Ah, no, 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 un momentino. Non ho ancora detto che verrò. Perché, vedi, a questa proposta non ero preparata. Signorina, per favore, scriva, via Mugello 31. Pronto? Quant'è? 1000. Tenga. Grazie. Vedi, dottor? È già aperto. Micione? Micione, dove sei? Ho capito, dottor. È scesa a prenderne un'altra. Quant'è? 800. Sì. Scusi, tengo un attimo. Prego. Scusi. Grazie. Tengo un po'. Ma sono troppe. No, dico, le tengo un attimo. Un momento, sto cercando il portafoglio. Ma a me non mi serve, dottore. Ma serve a me, ho dentro le chiavi. Eccolo qua. Ci arresto? Sì, tenga. Grazie. Prego. Mancia. Grazie, dottore. Grazie, dottore, grazie. Prego. E dove l'ho messa? Eppure deve servire, chiaro. Accidenti.
Ma che... Martini! Beh? Ma come il commendatore Zurigo? Ah, niente, ho perso tempo in un ingorgo. Io invece ero venuto qui a trovare mia madre, sta da queste parti. Ah, bravo, bravo. Ma non era morta sua madre? Sì, appunto, sta al Verano. Me la saluti tanto. Grazie. Mi dia la chiave, per cortesia. Quale chiave? La chiave della garçoniere, quella con la piccola segna a lei. Ma scusi, commendatore, la sua? Niente, l'ho perduta. Ah, bene, bene. Come bene? No, bene che ci siamo incontrati, così posso dare la mia. Sì, su, la cerchi, datemi la bottiglia. Quale bottiglia? La mia bottiglia di champagne. Ah, questa, volevo ben dire che era la sua. Ma quando gliel'ho data? Adesso, commendatore, un momento fa. Forza, forza. Sì, sì, un momento. Chissà dove ho messo questa chiave. Ah, ma che stupido, l'ho lasciata in ufficio nella mia scrivania. Ma come, lascia le chiavi nella sua scrivania, scusi. Beh, non vorrà mica che la porti con me in tasca, potrei perderla, no, commendatore? Beh, questo è giusto. Facciamo una bella cosa, guardi, io faccio un salto in ufficio, lì c'è un posto di taxi. Intanto lei mi aspetta nel bar, eh. Ma perdiamo un sacco di tempo, perdiamo. Ma cominciamo a non perderla adesso, commendatore, ci vuole dinamismo, su, su, venga, venga, venga. Tenga, tenga. Emilio? Emilio! Prego, si accomodi, signora. Ah, eccolo qui, il mio birbante. Ha attraversato le sbarre e non voleva più tornare indietro. Oh, disobbediente, ma la mamma ti fa totò. Ma no, è tanto carino, come la mammina. Un cognacchino? Ah, no, grazie, devo tornare subito di là. Aspetto una visita. Scusi. Mi dispiace, prego. Marisa. Marisa! Emilio! Ah, meno male sei qui. Ma dove sei andato? E dopo ti spiegherò. C'è tutto il tempo. No, 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 non c'è tempo, anzi, non ce n'è per niente, dobbiamo andarcene subito. E perché? Perché il mio amico, il padrone qui della garçoniera, ha cambiato programma, oggi riserva a lui. Ma come, come, non sa che ci siamo noi? No, 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 non lo sa e non lo deve sapere. Ma te l'aveva prestato, no? Mi ha prestato la chiave, non la garçoniera. Se ci scopre, scoppia la guerra punica e mi denuncia per violazione di domicilio. Ma se è un amico? Amico, sì e no. È quasi un nemico. È un tipo molto geloso della roba sua. Ti prego, su, andiamo, su. Che peccato. E lui? Zitto, zitto. Allora? Andiamo di là, su. Fare cosa? Andiamo di là, su. Ma stai zitta, Emilio! Per favore, stai zitta. Mi vuoi spiegare per piacere chi è che suona? Deve essere l'amica del mio amico, cioè nemico. E che facciamo? Niente, la lasciamo suonare, quando si sarà stufata andrà via. Ah sì, bravo. E se intanto arriva anche lui? Eh già. Ma non può. Eh già, non ha la chiave. Gliela devo portare io, mi sta aspettando in un bar. Oh, Emilio, è magnifico. Accidenti, non ci capisco più niente, Totò. Andiamo via. Città mia! È molto tempo che aspetti, vero? Ah, no. Scusami tanto, sai, ma non riuscivo più a trovare la chiave. Sì, perché pensavo di averla messa nel portafoglio. Poi ad un certo punto ho trovato il taschino del gilet. L'ho trovata mentre aspettavo il mio segretario. Aspettavi chi? Il mio segretario, sì, l'ho mandato di corso in ufficio a prendere l'altra chiave, il duplicato. È andato via di volata, un bravissimo ragazzo, simpatico, volenteroso, lavoratore, fedele. Oh, Emilio, finalmente un po' di tranquillità. Ma c'è qualcuno di là? Ma chi può essere se solo tu hai la chiave? Ah, già. Oddio,
Ma sì che c'è qualcuno. Qualcuno? Sono loro. Ma loro chi? È lui. Ma lui chi? Che facciamo? Ma io... Dove andiamo? Non lo so. Ma come? Siamo appena arrivati e già vuoi andare via. Ma no, amicetto mio, resta con Micione tuo. Un momento, va bene. Io sono una signora e ho una reputazione. Ci pensi? Sì, tesoro, lo so, ma qui siamo soli, non c'è nessuno, tu e io. Ma sì, sì che ci vedrà. Il tuo segretario con la chiave quando verrà a portarci. Ma no, perché lui va al bar e al bar gli diranno che ho ritrovato la chiave. Beh, sei sicuro? Sicuro, sicurissimo. Quindi non c'è nessuna ragione perché debba venire qui. Ma è proprio sicuro, sicuro? Certo. Vieni, tesoro, vieni qui sul divano, ti prego, amore mio. Non possiamo restare qui sotto anche dopo. Dopo quando? Dopo, quando sarà abitato il piano superiore. Lo so, è seccante, ma che ci posso fare? Vai di là e confessa tutto. Qualunque uomo queste cose le scusa. No, 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 questo non le scusa, te l'assicuro io. Lui non le scusa. Su, caro, come sei impaziente. Impaziente? Tutta la vita che desidero una donna come te. Ho pazientato 40 anni e adesso basta. Va bene, io adesso vado di là. Vuoi? Certo che voglio, andiamo, andiamo. No, 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 tu resta qui e versa lo champagne. Poi me ne porti una coppa, va bene? Sì, e tu che fai di là? Shh, mi metto in libertà. Libertà, che bello, sì. Lo champagne, non te ne dimenticare. Sì, 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 ciao. Lo champagne. Dove ho messo la bottiglia? La bottiglia di champagne. Accidenti, ho messo la bottiglia. Ah, mi perdo tutto. Ma Toto, ma cosa stai facendo lì sotto? Oh, Toto. Toto, cosa stai annusando, eh? Vieni su, andiamo. Sì. Ma che cosa vuoi fare? Psst, passiamo dall'altra parte. Ah, sì, sì, su, sì. Che cos'hai, tesoro? Ho paura. Ah, lo credo bene che hai paura, siamo al sesto piano. Vai, su. Giù, su. Piano. Piano, 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 piano. Scommetto che soffri anche le vertigini. Come no? Di vertigini, di mal d'aria, di mal di montagna, tutto. E adesso non ci pensare. E su, buttati, buttati. Ma come, di sotto? No, di là, sul balcone. Ah, sì. Su, coraggio. Mamma mia, guarda. Una gamba, ecco l'altra. Hai visto che ce l'hai fatta? Adesso toccati, vieni, vieni. Non ci penso nemmeno, io passo dalla porta. Ma sei matta, quello ti vede. Ma non ha nessuna importanza, tanto non mi conosce. E noi invece ti conosce. Mi conosce? Altro che. Mi conosce bene? Intimamente. Ma come può essere? Siete solo in due a conoscermi intimamente. Appunto. E l'altro? Mio marito? Ebbene, sì, te lo confesso, questa è la garçonniere di tuo marito. Sono stato un pazzo a portarti qui. No, sei stato un cretino. A non dirmelo subito. Come? Vattene tu, sparisci. A mio marito ci penso io. No, no, un momento, cosa vuoi fare? Marisa! Marisa! Ah. È permesso? Disturbo? Evviva! Evviva! Marisa, Marisa, e tu che fai qui? Come sei entrata? Con la chiave falsa che mi ha fornito un investigatore. Ah, tu mi hai fatto spiare. E così ho scoperto il tuo tradimento. Ah, il mio... No, ti prego, lasciami spiegare. Ma se è tutto così chiaro, sei qui nella tua garçonniere con una donna. Una donna? Quale donna? Non negare che c'è una donna di là, la tua amante. Apri quella porta, lasciami entrare. Marisa, ti giuro che di là non c'è nessuno. Non tirare. Ti dico che non c'è nessuno. C'è la tua amante, lo so. Ma chi te l'ha detto? L'investigatore. No, 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 cara, no, no. Guarda, sì, c'è una donna da questa parte, dall'altra parte della stanza. Ma sai com'è? Questa casa non è mia.
Lei la casa non è la mia garçonniere, ecco, è la garçonniere del mio segretario. Sì, eh? Sì, infatti la signora che è di là non è la mia amante, è l'amante del mio segretario, chiaro? Vedi, cara, io sono qui perché ho bisogno di parlare con lui. Sì, ecco, ho bisogno di parlare con il mio segretario. Ecco, sì. E dov'è questo segretario? Dov'è? Doveva venire, in ritardo. Chissà, forse ha molte cose da fare in ufficio, sai. È strano che ritardi il mio segretario. Bisognerebbe fare una telefonatina, sì. Sai che facciamo? Tu intanto ti siedi qui piano piano, cara, vieni. E io vado a cercare un telefono, tesoro? Di nuovo scusi e grazie tante. Ma le pare, è capitato anche a me qualche volta. Arrivederci. Hai qui. Di nuovo. Martini! Martini! Ero venuto a portarle la chiave, commendatore. Ma che chiave? La salvezza! Lei mi porta la salvezza! Senta, Martini, adesso deve farmi una grossa cortesia. Sì. Adesso lei fa quello che dico io, poi io farò quello che dice lei. Io non so, le aumento lo stipendio. No, lo nomino direttore generale. Commendatore, mi dica. Ecco, stia a sentire. Di là ci sono due signore. Una è mia moglie e l'altra è la mia amante. Adesso lei dovrà dimostrare a mia moglie che lei è l'amante della mia amante, ha capito? Spero, ecco, sì. Ecco, andiamo, non perdiamo tempo. Sì. Sbrighiamoci, facciamo presto, per carità. Prego, prego, si accomodi. La signora è di là. Ecco, cara, il mio segretario, tu non lo conosci, vero? Piacere. È arrivato, sì. Lei vada pure di là, non faccia complimenti, tanto noi ce ne andiamo adesso, vero, cara? Vada pure. Vada. Vada. Giulia. Ma lo sa chi è? È la sua amante. È mia moglie. Allora è la tua amante. È un bel cretino lei, è tutta colpa sua. Colpa mia, è colpa sua. Mia? Certo, ma è lei che è l'amante di mia moglie. È la tua amante. Mi ha voluto spiare, non ti fidavi di me? Ma in fondo tuo marito è un bravo uomo, sai. Sì, sì, ci ha tenuto a spiegarmi che non sapeva che Giulia era mia moglie. Comunque, come indennizzo mi ha nominato direttore generale. Sì. Da oggi sono direttore generale. Ma è magnifico! Ora che guadagni così bene, ci potremo permettere una garçonnière tutta per noi. Mi dispiace, ma adesso vi devo lasciare. Ho un appuntamento molto importante. Molto importante. È veramente vero, signori, che le donne sono pazze, ma sono donne. Donna, eterno mistero, enigma impenetrabile e mai risolto. Ma ecco finalmente il film che metterà a nudo i recessi più reconditi dell'animo femminile. Il film che vi dirà tutto delle donne, ma soprattutto la verità, dal principio alla fine. Adamo, Adamo, Adamo! Ma che c'è? La vogliamo mangiare, la mela? Ma che sei pazza?
Sì, signori. Eva, la prima donna, era pazza. Allora la saluto, professore. Buone cose. Signora. In compenso, due volte. Queste pazze, pazze donne. Stupore comprensibile, finalmente, un film sincero. Un film dove le donne sono pazzamente gaie. Pazzamente innamorate. Ma sì che c'è qualcuno? Oddio, sono loro. È lui. Pazzamente astute. Sai che ti dico? Emilio ci diventerà... Cornuto? Ma no, che sciocca! Direttore generale della società. Davvero? Sì, come? La farò promuovere io. Quando sarò l'amante del suo principale. Pazzamente violente. Pazzamente pazze. Le donne. Io ne ho viste di pazze nella mia lunga carriera di psichiatra. Ma come le donne? Questo è il film che vi dirà tutto della pazzia delle donne e delle sue conseguenze. Quando c'è sotto lo zampino d'una pazza donna, i disastri non si contano. Siciliani siamo. Bastolati sì, ma cornute mai. Le donne sono sempre un pericolo, ma specialmente quando sono così fresche, conturbanti, ad alta tensione. Su un argomento come questo c'è veramente da fare una conferenza. Basta con gli spogliarelli, basta con i bikini nelle spiagge. In una parola, signori miei, basta con il nudo. Noi naturalmente non siamo d'accordo col conferenziere. Noi siamo per il nudo, costi quel che costi. Queste pazze, pazze donne. Ma lo sa chi è? È la sua amante. È mia moglie. Eh? Allora è la tua amante! È un bel cretino lei, è tutta colpa sua! Colpa mia? È colpa sua! Mia? Certo, ma è lei che è l'amante di mia moglie! È la tua amante! Mi è venuta spia! E ricordatevi, in questo film non si parla di donne pazze, ma di pazze, pazze donne! Se i due bolognesi a un certo momento hanno scambiato le due nostre virtuosissime mogli per due di quelle, come si chiamano, come si dice? Femme di piacere mercenario. Diciamo due bottane. Ma noi femmine oneste siamo, donne di casa. Fanno il cucinare, fare la calza, ricordo. Ma ricordatevi anche che Queste pazze, pazze donne è un film interpretato da una superba schiera di attori con Raimondo Vianello, Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, Ennio Girolami, Umberto Dorsi, Miss Schauer e con Enrico Maria Salerno e le pazze donne Magali Noel, Valeria Fabrizi, Grazia Maria Spina, Franz Anglade e con Fulvia Franco. È veramente vero, signori, che le donne sono pazze, ma sono donne. Queste pazze, pazze donne. Un film prodotto dalla Marco Film e diretto da Marino Girolami. Prossimamente qui.